Amici ed amiche di Una Vita da Lontano, bentornati, ben rivisti, ben risentiti. Una puntata veramente interessante questa settimana. Non c'è modo di nasconderlo perché se avete letto il titolo della puntata sapete con chi andremo a parlare, però è stato l'ospite così importante da rimettere in piedi anche le orecchie di Piero. Quindi su questo voglio dire, intanto un effetto c'è stato. Allora, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di cliccare sulla campanella per sapere quando siamo online, per sapere quando c'è il podcast da ascoltare. Iscrivetevi al nostro podcast su tutte le piattaforme e poi, insomma, unavitadalontano.com per sapere quali sono le iniziative che facciamo, dove sono i video, dove sono i podcast, se volete comprare le nostre magliette, eccetera, eccetera, eccetera. Con me, come tutte le settimane, per fortuna, tutti e due, questa settimana, uno a fianco a me in Irlanda, l'altro ancora a Malta, chissà per quanto tempo ancora, Piero Carlucci e Emiliano Pilotti. Ciao, buonasera a tutti. Mi spiace non essere stato l'episodio precedente, ma purtroppo ero ammaltato. E continuo a esserlo, visto che ci sento ancora da un orecchio solo, ma diciamo che era il caso di tornare. Va bene, prima di essere placcato per le troppe baggianate che sto dicendo, la butto in touche e lancio la sigla. Ciao a tutti anche da Emiliano. Allora, io lo premetto, metto le mani avanti Eccola. e c'ho uno strano coso nelle Delle orecchie. Sì, c'è un delay, ecco che adesso andiamo ad aggiustare, ma prima di dimostrare la nostra incompetenza assoluta, dobbiamo presentare il nostro ospite. Veramente siamo emozionatissimi, anche se non si vede. Ci No, si vede, teniamo si vede. molto. Diamo il benvenuto a Marco Riccioni. Benvenuto. Applausi, applausi, Ciao applausi. ragazzi, buonasera a tutti. Oh, allora, io sono il primo. Ti devo dare il tuo numero perché ogni ospite ha un numero. Questo Pensate di è il scampartela, nostro eh? episodio 80. E tu sei l'ospite numero 76. Oh, beh. 76. 76. Ehi, Allora, sei in un bel Inghilterra. numero. Sì. Sì. Diciamolo, sei in Inghilterra, più o meno in una Più o parte di meno a Londra, Londra, che non sì. No, chiediamo per privacy. ma sono nord di E Londra, St. sei lì. Albans, quindi. Oh, tu sei lì perché sei un giocatore professionista di rugby che gioca all'estero. Sì, questo è, sì, fondamentalmente questo faccio. Ok, so, allora, se giochi all'estero, insomma, adesso sei arrivato da un anno e mezzo a Londra, più o meno. Sì, sono arrivato il scorso, scusami, luglio di... Oddio. Non lo scorso, quello prima. 2 anni fa, ma sembra sbagliata come cosa. Però Quindi sì, luglio da del un annetto e 21. mezzo ormai. Sì, luglio del 21, esatto. Un annetto e mezzo ormai. In una squadra che è praticamente, io lo dico per essere molto didascalico, perché insomma, Sì. che è praticamente il Real Madrid del rugby, lo possiamo dire Sì, così, il dai. Barcellona del rugby, Possiamo dai. dirlo così. Una squadretta, dai. Sì. Una squadretta proprio poco poco, che si chiama Saracens o Saracenso, Saraceni, non so O come la Saris, chiamano i tifosi. o come volete, sì. Esatto. Ma quindi posso cantare O Saracino di Carosone per introdurlo? Possiamo provare, sì, mettiamo allo stadio, Figo! vediamo che succede. Magari la prendono come inno, che ne sai? Sarebbe un'idea, mica no, alla fine. Bell'uguaglione ci siamo anche, quindi. Conta che tipo una roba che quando appena sono arrivato che mi ha fatto morire, cioè dalle risate, nel senso non mi aspettavo, era che qua appena segni hai una tua canzone, quindi se segni una meta ti mettono la tua canzone. Quindi io muore, mette ragazzi purtroppo come ben sapete i piloni ne fanno veramente poche, però
Se quando la faccio parte lo Sarracino, lì ci sarebbe da ridere, dai. Beh, puoi iniziare a metterti d'accordo con i responsabili del sound system dello stadio, a vedere. Del sound system. Poi ci pensiamo, Madonna. Esatto. Sì. Allora, Marco, adesso, visto che insomma noi con orgoglio ti abbiamo invitato, insomma io ti ho cercato per un po' perché c'è un motivo insomma principale, il fatto che vieni praticamente dallo stesso posto da dove veniamo noi, vero? Vabbè, sì, tutti abruzzesi qua, non si scherza. E poi ce l'hai anche tatuato sul braccio, lo scudetto di... Allora, ce l'ho qua dietro, sì, qua dietro. Sì. Ecco, beh, casa è sempre stato, casa, diciamo, ragazzi. Il passo? Meraviglia. Dall'Italia, dall'Italia qui? Da ragazzino, insomma, come... Beh, anche il giro in Italia. Ah, dici proprio lo sport, ok. Ma ti dico, il giro è stato molto... Sì, molto... È stato un bel giro. Io sono iniziato a giocare a Teramo, e col Teramo Rugby per i primi anni. Chiaramente il rugby in Italia iniziava a essere, non dico una cosa nuova, però ecco, erano i primi momenti dove i ragazzi si iniziavano un po' a approcciare a discipline diverse che da calcio o basket, quindi io l'avevo provato un po' tutti, tra calcio, nuoto, pallacanestro, tutti, ma calcio entravo troppo forte sull'avversario, pallacanestro ragazzi sono di una roba che neanche vi sto a dire, sono proprio scordinato a livelli pesanti. Nuoto, beh, giocare con non noi. Me ne vogliano i nostri amici nuotatori. Nuoto, non me ne vogliono i nostri amici nuotatori, ma dopo un po' fa su e giù, non ero quel tipo di ragazzino, quindi mia mamma ha detto proviamo rugby. Da lì amore a prima vista, ho iniziato con mio fratello e poi piano piano salendo su ho deciso che insomma questa... avevo già capito quando ero più ragazzino che volevo percorrere questa strada, quindi è stata una scelta abbastanza presa da insomma 14 anni sono uscito di casa e da quando sono uscito fondamentalmente, a parte qualche weekend, non sono più rientrato, quindi non è stata una scelta facilissima, però ecco, se mi guardo indietro adesso, che comunque sia non ho fatto niente, infortuni anche ci sono messi in mezzo, poi magari ne parliamo, e se adesso mi guardo indietro dico dai, è valsa la pena. Quindi poi sì, ecco. Allora ti devo raccontare. Sì, ti devo raccontare che chi dice di averti mandato a giocare al rugby è una persona che si chiama Rosario Papiri, che è un ragazzo di Teramo, amico di tuo padre, il quale mi disse: vai a vedere Marcolino quando sei venuto qua con la Benetton. Poi ci arriviamo alla Benetton. Sì, il primo anno. Perché ce l'ho fatto andare io a giocare al rugby. Quindi questa è stata. E io ho raccontato questa storia a mio cognato, che è il segretario del Lansdowne Rugby a Dublino. Se non che ho detto: sì, c'è questo ragazzo Marco di Teramo, quindi andiamo a vederlo, siamo orgogliosi, poi andiamo sempre a vedere partite nazionali. E il fenomeno di mio cognato, invece di raccontare che era stato Rosario a dirmi questa storia, alla cena degli sponsor del Lansdowne Rugby, al quale sono stato invitato anch'io, ha detto che io ero quello che stavo mandando a giocare. E quindi ho ricevuto un grande applauso da tutti gli sponsor del Lansdowne Rugby, quindi è proprio la leggenda. Però, che quindi tutti... un saluto a Rosario, a tutti i miei primi allenatori, un saluto. Salutiamo tutti. Capito la nostra difficoltà con Raffaele, che si appropria culturalmente di ogni scoperta, di ogni cosa, ma anche con bene, noi proprio è una bene. Cosa drammatica. Ma vabbè, fa quindi strofare, successo fa a molti padri, insomma, in realtà è stata tua mamma che ti ha portato a giocare. Sì, mia mamma è esasperata da me e mio fratello che non finiamo di fare a botte, a un certo punto ha detto: ascoltate un attimo, prendete tutte e due, andatevi a menare in campo, così tornate a casa e siete già menati, capito? Quindi è stata anche per questo. E no, dai, diciamo, poi da lì, come ti ho detto, non ho più smesso.
Oh, non hai più smesso, però ovviamente nel corso della tua carriera hai dovuto fare tanti passaggi di sì. Andare fuori, di spostarti da una squadra all'altra, di affrontare sfide nuove, di ovviamente diciamo che se non fossero stati gli infortuni sareste tuttora tra i convocati, o almeno sì. Noi pensiamo di sì per sì, la sì. Nazionale. Sei comunque nel giro della nazionale e ovviamente significa vedere il mondo in un modo diciamo un po' più aperto e di fare delle scelte che sono appunto un po' più a largo raggio. Come hai maturato le decisioni man mano che andavi avanti nella tua carriera di spostarti da un posto all'altro, di affrontare una sfida nuova ogni volta? Con che spirito? Ma guarda, ti dico, è un po' variata la motivazione durante gli anni, chiaramente, perché più cresci più capisci cose. E quando ero ragazzo, semplicemente il rugby era la cosa che volevo fare sempre, tutti i giorni, andare. E quindi se mi dicono, guarda, magari per giocare più costantemente, perché purtroppo a Teramo non avevamo i mezzi e le possibilità di, come squadra intendo, di iniziare a fare qualcosa di un po' più serio, ecco, invece all'Aquila c'era un po' più, mi ricordo che ancora quando ero lì c'era ancora la 1936 che giocava, quindi con Zaffiri, insomma tutti questi che poi insomma no, li ho rincontrati più avanti in federazione, in under 20 o comunque sia come allenatori o quant'altro. Quindi ho deciso subito perché era la cosa che volevo fare, perché mi divertivo, mi usciva bene, quindi poi questo per quanto riguarda il passaggio all'Aquila. Poi c'è stato il passaggio a Roma, che ti dirò, per me è stato abbastanza facile, perché comunque sia la mia famiglia, la maggior parte della mia famiglia, quasi la maggior parte della mia famiglia è di Roma. Quindi non dico è stato come stare a casa, però insomma ecco, non mi sono mai sentito fuori casa, comunque sì, era un allontanamento temporaneo tra virgolette, perché chiaramente entrando in accademia della nazionale sei ancora un ragazzino che non sa dove, che se mai andrà a giocare a livelli alti o meno, ecco. Poi quando le cose si sono iniziate a fare un po' più serie, le motivazioni sono un po' cambiate, quando sono entrato sicuramente in prima squadra a Calvisano, e da lì ho detto ok, adesso inizio a giocare con i grandi, quindi cosa vogliamo fare? E da lì è scattata un'altra, totalmente un'altra motivazione, totalmente un'altra, è stato lì quello, forse Calvisano, i due anni a Calvisano è dove sono cresciuto di più, perché ecco lì è dove ho detto bene, adesso abbiamo messo la seconda, adesso mettiamo terza, quarta e quinta finché non arriviamo dove vogliamo arrivare, ecco. Poi quando arriviamo lì ce ne saranno altre cose, però secondo me il main focus era migliorare come giocatore, giocare, partire la domenica, se non partivo chiedere perché non partivo e dare risposta, lavorare sopra a quello che mi dicevano, insomma è stata più un fattore di motivazione per essere sempre la miglior versione di te stesso, che mi rendo conto che magari un ragazzo di 18 anni è difficile chiedere, soprattutto in questo periodo, in queste nuove generazioni, però se davvero vuoi farlo, se davvero è quello in cui credi, o ti ci metti dentro fino a qua, oppure non ti ci metti dentro, però ti devi accontentare di quello che fai. Questo è quello che penso io, ecco. Quindi poi da Calvisano a Treviso ho fatto la stessa roba, finché poi siamo arrivati a Saracens, ecco. Allora, io sono quello delle domande estremamente alte di solito, per cui chiaramente mi sto prendendo in giro da solo in realtà. Sì, sì, sì. Per cui la prima cosa che viene in mente è una persona che va, tra virgolette o non tra virgolette, all'estero, la prima cosa che ha sono le difficoltà linguistiche. Per cui all'Aquila come hai fatto a prendere la lingua locale? Sì. Perché secondo me l'aquilano è peggio dell'inglese come impatto, però... Beh, guarda, ti dico, sì, no, dai. Oddio, anche in Veneto ti potrei chiedere la stessa cosa, all'inizio,
Ma sai cosa? La cosa tra virgolette che mi ha salvato è che io, essendo un po' tra virgolette bastardo, quindi essendo romano, mezzo teramano, capito? Un po' nato a Pescara, un po' una razza mista, io mi riesco molto a confondere tra le linee nemiche, capito? Vabbè. Quindi sì, è stato uno shock fino a un certo punto. Senti, ti dirò che a un certo punto non dico che parlavo come loro, ma quasi, insomma. Quindi, secondo sì. me è rimasto un po' di aquilano, non so, si sente qualche cadenza. Oddio. Probabilmente proprio sono stati gli anni della formazione, mettiamoli così, è rimasto un po' di aquilano. Sì. Ma ciò ho detto a volte, poi dipende molto con chi parlo, perché tipo c'è un allenatore che tuttora mi segue dell'Aquila, Fabio Andrassi, che è stato il mio primo allenatore all'Aquila, che mi ha messo appunto come pilone, mi ha preso, io giocavo centro, 8, mi ha detto tu giochi pilone, stai zitto, non rompi troppo i coglioni. Posso parlare liberamente tanto qua, no? Sì, sì. Stai a parlare con noi, figurati. Quindi quando parlo con lui, che ci sentiamo tuttora perché è quello che mi segue sulle mischie al di fuori di quello che è lo staff Saracens, ogni tanto quando ci parlo e poi magari chiamo mia mamma o i miei amici, mi fa: ma come cazzo parli? E quindi sto così, capito? Anche perché adesso, da questa proprio per quelli che seguono il rugby, è meglio fare il pilone e stare davanti nella mischia che stare dietro, perché se stai davanti almeno non ti prendi il sedere in faccia di quelli che stanno dietro. Io ho sempre detto che il ruolo più brutto del mondo del rugby è la seconda linea, ragazzi. Cioè, sono state volte in cui siamo andati avanti e abbiamo sovrastato la mischia e mi sono ritrovato gente sotto le ginocchia, robe incastrati, poveracci. Cioè, il peggior ruolo è quello lì, sì, insomma. Oh, da fuori uno potrebbe dire, anche gli altri non è che diciamo sono tanto, tanto meglio, perché vedere le partite, cioè contatto fisico, certe volte gli scontri sembrano molto peggio di quelli che sono da fuori, ovviamente, a guardarli. E parlando di peggio, cosa è stato come shock, diciamo così, culturale, qual è stato di più la prima volta che sei andato all'estero, diciamo così, che ti sei dovuto ritrovare in situazioni internazionali, alle quali però ovviamente tu ci sei arrivato gradualmente, professionalmente parlando, e invece nel momento del tuo trasferimento c'è stato diciamo così, lo stesso approccio dei precedenti trasferimenti in Italia, o effettivamente stavolta è stato un bel passo forte? Ah, guarda, sicuramente è stato un passo molto molto forte, non è stata una roba semplice. Chiaramente io sono arrivato qua nel periodo post-Covid, quindi fondamentalmente ho preso casa, ho fatto casa, mi ho lasciato la roba IKEA da montare dentro, così facevo 10 giorni a montare casa praticamente. Quindi io i primi 10 giorni che ho fatto qua l'ho fatti dentro casa, chiusi al computer a guardarmi le serie, perché questo è, cioè, mi affacciavo fuori ogni tanto, ma ogni 3x2 c'era la polizia che mi suonava se stavo dentro casa, quindi ti dirò che non mi sono mosso più di tanto, capito? Però ecco, lo shock vero è stato quando, nonostante i ragazzi qui appena sono arrivato sono stati dei grandi, perché mi hanno accolto veramente a braccia aperte, lo shock vero è stato dover parlare tutto il giorno in inglese, effettivamente, perché non è tanto la lingua, perché sai, a Treviso con Kiran, con i ragazzi stranieri, comunque se ci parli un po' inglese, però ecco, parlarlo tutto il giorno, tutti i giorni, fa fatica. Io quando anche uscivo con i ragazzi, anche poi voi sapete benissimo che il loro umorismo è totalmente diverso dal nostro. Sì. E loro ridono per delle stronzate allucinanti che a me, per esempio, non fanno ridere. Ho imparato a ridere per determinate cose anche.
E magari noi facciamo una battuta che è un po' più ecco, pepata, e loro magari la prendono come tipo, oh, Dio che hai detto, capito? Quindi ho dovuto un attimo capire il loro mondo e entrarci piano piano, che dico, è la stessa cosa che sta facendo la mia ragazza adesso, che lei è di Brescia, tra le altre cose, che quando viene su mi dice, oh, io ci provo, ma no, a volte non riesco proprio a capirli. Lei è laureata in lingue, quindi parla inglese e tutto, ma fa, io non riesco a entrarci dentro. Quindi quello è stato lo shock maggiore. Per quanto riguarda quello che mi hai chiesto del... insomma, di quello che mi ha portato a prendere la decisione e tutto, è che ero arrivato a un momento in Benetton, perché io giocavo alla Benetton Treviso, dove io sono una persona che ha bisogno di stimoli. Ero arrivato a un certo punto in Benetton dove avevo giocato le mie partite, ero il primo posto titolare, però volevo un qualcosa di più, volevo un attimo un qualcosa che mi riaccendesse un po' sotto il punto di vista della sfida, fondamentalmente personale. Non per togliere nulla ai ragazzi a Treviso, assolutamente, solo che chiaramente se delle squadre, soprattutto quelle inglesi, ti vedi che comunque si hanno risultati, stanno sempre nelle coppe europee e molto spesso le vincono. Insomma, capisci che è quello il livello dove vuoi arrivare, magari non si ferma al Benetton o alla URC. Quindi ho detto, vai, prendi, vai, sistemati dietro a Benitalia con calma. Su questo i Saracens sono stati veramente dei grandi, perché nonostante la pre-season quando sono arrivato era già iniziata, mi fa, se hai bisogno di una settimana in più, 10 giorni, prendili, l'importante è che arrivi qua e mentalmente sei tranquillo. Quindi loro su questo è molto, già ti fa capire la differenza comunque sia, non che certo. A Treviso non era così, però ecco, è difficile che una squadra che ti paga ti dice, ascolta, prenditi 10 giorni tranquillo, non ti preoccupare, l'importante è che stai bene, non è da tutti, capito? E quindi niente, ti dicevo che il fattore è stato appunto, mi ricordo che ne parlai con un mio amico proprio di Teramo, e gli dissi, io voglio girarmi a un certo punto nella mia vita e dire cosa ho fatto finora, e dire non aver sprecato neanche un'occasione, non avere rimpianti, non avere robe per dire, ma si sta tanto bene in Italia, resto in Italia, perché quella secondo me poi... Ognuno la vede come vuole, però secondo me quella è la via più facile, capito? Girarsi e dire, avere Mari una proposta. Guarda, dico che anche se non fosse stato il Saracens, sarebbe stato se fosse stato. ogni tanto faccio di mi riprendo. Che sono ignorante ma studiato. Io rimanevo impressionato per la capacità, la prima volta di uno sportivo che è in grado di autocorreggersi, cioè complimenti, ecco sì, quindi hai visto? Sei andato dritto, sei fermato, ci hai ripensato. Oh, che poi, no, più che altro, e poi mi tocca sentire la ragazza mia che mi dice, comunque l'italiano non c'ho voglia, quindi mi... che di Brescia, e quindi niente, comunque sia sì. E quindi niente, raga, questo fondamentalmente, non avere rimpianti, giocartela mai, ecco, capito? Anche se ecco, non erano i Saracens, quali erano le altre offerte sul piatto? Erano le altre offerte? Dai, facciamo lo scoop. Mettiamo un po' di oltre pepe. Oltre Saracens, chi è? No, francesi. C'erano sicuramente qualche squadra un paio francese. Dalla Francia, sì, c'erano anche gli Wasps. Ah. Che poi, okay. Viste le cose come sono andate, forse è meglio così. Sì, è meglio così. Sono falliti, adesso diciamolo. In per Francia, sono fallite due squadre in Premier League quest'anno, giusto? I Wasps e poi... Sì, Worcester e Wasps, sì. Ah. Sì, sì. Quindi due offerte dalla Francia di due club, insomma, abbastanza importanti, però ecco... Io la mia smania era, voglio andare a giocare in Inghilterra, per la Francia c'è sempre tempo, ecco. Beh, insomma, se... Oh, scusa. Sì, vai Piero. No, dicevo, se nel paese da cui sostanzialmente lo sport prende anche il nome, perché
rugby, sì, sì, proprio dall'università di rugby che viene fuori, quindi immagino farei un pellegrinaggio prima o poi, se non l'hai già fatto. E poi ora giochi che, praticamente sì sì vai dici. No, dicevo, squadra per la quale giochi, la squadra per la quale giochi è la squadra che è per metà forma la nazionale inglese, mettiamola così, più o meno in termini, sì, di, quindi anche l'offerta di quella squadra lì, no, non poteva essere rifiutata, nel senso che quello era il top del top, no? Ce lo diciamo proprio al microfono aperto, io non ho voluto manco sapere le cifre, quando mi hanno detto Sara ci ho detto firma, vai, dammi che vado, metto una firma e vado. No, è chiaro, sono quei treni che un giocatore, cioè il mio sogno era giocare in Inghilterra, se poi ti vengono a dire guarda puoi andare a giocare in Inghilterra e lo fai nel miglior club, capito, è un sogno su un sogno su un sogno, e capito, e quindi ti metti addosso una roba e dici cazzo non vedo l'ora di andarci, anche se è uno stile di vita totalmente diverso, però sportivamente parlando a me mi ha ridato la vita. Che bello, bello. Oh, sportivamente parlando, allora ci sono delle grosse differenze culturali tra l'Italia e l'Inghilterra, ovviamente, e sono tutte tangibili e potremmo parlarne per ore di situazioni, cose, di racconti. Anche immagino dal punto di vista sportivo, ci sono delle differenze per non solo per livello, ma anche per seguito, per soldi coinvolti, per numero di tifosi, per attenzione mediatica. Che cosa ti ha colpito di più da questo punto di vista? Non solo quello tecnico, immagino quando sei arrivato tu ti sei messo coccia sotto ad allenarti, sì, per dare il meglio di te e per prendere il, sì, meglio dalla situazione, ma di tutto il contorno, insomma, che cosa ti ha colpito? Quindi tu mi chiedi non solo del rugby, in generale un po' di tutto. Sì, in generale. Sì, in generale della differenza della vita, del anche rugby nella società inglese e quello del rugby, okay, in, okay, Italia, okay, che, okay, insomma, facciamo fatica a vederlo in televisione. Oh, vabbè, chiaramente non si sa nemmeno quando gioca la nazionale ogni tanto. Sì, sì, chiaro, no, guarda, sì, chiaramente è, come dici tu, è culturale, è come in Francia. E lì qua è uno sport che va, uno sport in Francia penso il rugby, se non sia il primo, insomma, sia nella top 3 degli sport nazionali, quindi ma basta che vada una partita, sia le nostre sia le partite in Francia, non dico che sembra un pubblico calcistico, passami il termine, ma siamo lì, insomma, quindi sai, passi da comunque sia Treviso che noi un 2-3 mila spettatori, per quello che lo stadio li facevamo quando giocavamo in casa, passi a giocare in Inghilterra dove giochi stati da 15-20 mila spettatori e sono sempre pieni, anzi adesso a marzo giocheremo una partita al Tottenham Hotspur contro gli Harlequins e quello non so quanto tiene, penso una 50.000 sì, posti tutti, e l'anno scorso l'hanno quasi riempito tutto, quindi capisci che è per una partita tra club, non è neanche una partita tra nazionali. Twickenham adesso faranno 4 partite in nazionale inglese, 80.000 spettatori, sold out tutti, capito? E questa è la differenza. Mentre in Italia chiaramente fai più fatica, un po' perché lo sport non fa parte della nostra cultura, vuoi non vuoi, anche se onestamente potrebbe farne parte, solo che giustamente, come tutte le cose, se non vinci non ne fai parte. Purtroppo è così, mentre qui se non vinci, sì, certo, ti danno addosso, ma c'è la maggior parte, la fetta maggiore, insomma, dei fan o dei supporters sono con la squadra. Invece in Italia noi abbiamo un po' questo problema di non vincete, siete delle merde, fate schifo, non vi meritate un cazzo. Cioè, insomma, questo lo sappiamo che è sempre stato così, e quindi anche quelli che si dicono tifosi
ti remano contro, ed è un po' un problema questo, è un po' una mentalità che dobbiamo cambiare. Quindi questa è un po' la grande differenza nella società, ecco. L'ho riconosciuto per strada, ti è capitata questa cosa ancora? Dove? Qui a Londra? Lì a Londra. Dico, sei diventato famoso come David Beckham o no? Nel senso, quando giri per Londra ti riconoscono o no? No, per fortuna. No, è successo qualche volta che magari usciamo a bere a Londra, andare a qualche pub e si avvicina qualche ragazzo che gioca a rugby che ci riconosce, ma di solito siamo sempre in gruppo. Ecco, personalmente è successo, ma ho beccato più magari italiani che inglesi. Però è quando stiamo in gruppo ci riconosce in giro, è difficile riconoscerci. Beh sì, effettivamente, o fate traslocatori di professione, quindi avete appena finito di lavorare, o giocate a rugby, questa è la differenza, sì, no? Abbastanza, sì. Insomma, diciamo che Farrell lo riconoscono un po' di più di te. Beh. Beh, direi sì. Direi sì. Ma poi Farrell ecco, è una persona abbastanza, è molto... di solito ecco non esce... molto, ma mi rendo conto che anche per lui non sia ecco facile uscire. Guarda, non lo è facile per Maro, che magari spesso esce con noi e sta sempre lì a dover fare foto, questo, quest'altro. Non è facile, ecco. Come sai, comunque sia, qui sei trattato a livello mediatico come un calciatore, allo stesso modo, quindi... se fai una cazzata finisci sul Daily Mail o su The Post o su quello che hai, capito? Cioè, quindi non... c'è sempre un po' questa attenzione su di loro. Ecco, una cosa che si può notare subito, ad esempio, dal punto di vista dell'impatto culturale, è il fatto che quando tu leggi i quotidiani, e non ci sono quotidiani sportivi in Inghilterra, ci sono i quotidiani, tra virgolette, quelli seri, appunto, sì. Il Post, il Guardian, eccetera. Tu apri la pagina dello sport, dipende dall'importanza dell'evento, il rugby può tranquillamente venire prima del calcio. Ed è una cosa bella, perché tu apri, a parte il cricket che è inutile e non si capisce perché sia lì, ma lì questa è un'altra questione. Amici amanti del cricket, eccoci, un saluto a tutti. Altri amici fatti da una vita da lontano. Però ecco, questa è una cosa stupenda, cioè tu apri un giornale appunto a grande tiratura e a grande impatto culturale, e hai lo stesso spazio dedicato, soprattutto nei grandi eventi si prende il giusto spazio, non finisce in un trafiletto così in prima pagina e poi a pagina 18 c'è il nostro speciale inviato. Ti ripeto, è una roba, però ecco, come dici tu, qua non ci stanno giornali sportivi grossi tipo la Gazzetta dello Sport, il Corriere come in Italia, capito? Quindi quando parlano di sport e hanno una pagina devono metterci tutto dentro, e quindi se hanno rugby e calcio, che sono i due sport maggiori in Inghilterra, prendono una pagina, dividono a metà, e se c'è prima il calcio del rugby o c'è prima il rugby del calcio, capito, è quello. Però ti ripeto, è culturale come cosa, quindi non è che puoi fare una guerra per questa roba, capito? Allora, siamo arrivati a metà della nostra puntata, quindi come sempre io vi devo fermare un secondo, vi devo ricordare di iscrivervi al canale YouTube, di scaricare i podcast, di iscrivervi su tutti i nostri podcast, Scrivete. Mi correggo anch'io, faccio il rewind pure io, e poi di andare su unavitadalontano.com, dove insomma trovate tutte le informazioni, tutti i nostri social, tutte le nostre clip, eccetera, 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 eccetera. Anche il conto corrente di Raffaele, che è molto ricco, potete chiedergli prestiti in caso. Che è sicuramente più piccolo di quello di Marco, però ci dipendiamo. Facciamo battute, in realtà potremmo inserire delle cose un po' più serie in ogni momento. Adesso abbiamo fatto questa battuta sul portafoglio. Ci hai già detto prima che sei andato in Inghilterra non per soldi, nel senso che ti interessava anche, ragazzi, quel tipo di esperienza, crescere. Poi non c'è da nascondersi. Dopo, quando uno cresce, arrivano anche quelli. Quando ci sono i soldi, e dopo comunque uno al proprio futuro deve pensare.
tu in questo momento sei rientrato dopo un infortunio lungo. Io ne vorrei parlare di questo periodo in cui tu non hai giocato, ti sei dovuto allenare molto per rientrare in sicurezza, per ovviamente tornare al top della tua condizione, e lo hai fatto lì ovviamente stando in Inghilterra, ma con dei tempi di allenamento diversi da quelli della squadra, dei tuoi compagni. Sicuramente hai avuto un momento in cui hai potuto vedere le cose in varia prospettiva, diciamo così. Sì. Che pensieri hai rispetto al futuro della tua carriera? Se hai iniziato a pensare a lungo termine, a quello che verrà dopo, o se ancora sei concentrato sull'oggi giorno per giorno? Ma sai, come dicevi tu, appunto, la carriera, cioè prima o poi smetti di giocare, quindi è chiaro che un piano B devi fartelo, e cioè è chiaro che comunque sia, non bisogna nascondersi, si prende abbastanza bene nello sport che facciamo, ma come tutti, come molti altri, siamo gente che siamo persone che intrattengono altre persone, e quindi vengono pagate per intrattenere altre persone, e soprattutto nel nostro sport mettiamo il nostro fisico a rischio, come è successo a me, per intrattenere altre persone. E quindi non capisco molte volte, sono queste robe: ah no, viene pagato, viene fatto questo di qua, di là. Ma ti parlo anche di calciatori, nel senso, sotto questo punto di vista. Cazzo, nel senso, è il mio lavoro, io ti intrattengo, tu vieni allo stadio, mi paghi il biglietto, loro mi pagano lo stadio. Cioè, capito, per me è una roba molto elementare, però. E tornando a noi, sì, sull'infortunio, ridami 2 punti, mi sono completamente perso sta roba dei soldi. No, allora, intanto una cosa per la quale noi siamo sempre stati convinti, insomma, quando abbiamo cominciato sì. questo podcast, perché parliamo ovviamente di persone che all'estero nella maggior parte dei casi ce l'hanno fatta, nel senso, troviamo sì. sempre questa differenza dal dire in Italia no, quanto guadagni, quanto è, perché beh, sempre low profile, perché non si deve mai far vedere, mentre comunque vivendo all'estero ci rendiamo conto che comunque il fatto di far vedere di avercela fatta con la bella macchina, con la bella casa, è una roba normale, perché vuol dire che ti sei fatto il cosiddetto mazzo e quindi sei riuscito sì. ad arrivare in un certo modo, quindi sì. anche quello dei soldi secondo me è una cosa che vivendo all'estero magari abbiamo molto più una percezione diversa, mettiamola così. Invece la domanda di Emiliano era appunto, scusami, sì. Come dici tu, adesso un piano B ce l'ho, ma adesso sì. Marco è concentrato su domani, sì, sulla sì, prossima ecco, partita sì, con i Saracens, o su ho fatto il backup, ci sono sì, praticamente. No, guarda, tipo, il piano B è il mio piano B. Ho tante cose in testa che vorrei fare, che però ecco, serve tempo per svilupparle. Guarda, tra le altre, ve lo dico qua in anteprima, stiamo anche io con un altro ragazzo che gioca in Benettone Nazionale, stiamo pensando di fare un podcast prettamente su quanto riguarda gli sportivi e sul livello mentale, agonistico, dove ci mettiamo noi quando giochiamo. Vabbè, insomma, non ve lo sto a raccontare, magari vi inviterò poi quando a mia volta, quando lo farò io. Però ecco, ci stanno un po' di al momento magari, ecco, per dirti, fai qualche piccolo investimento, tra cui magari, ecco, ho preso casa a Treviso, quindi nel frattempo l'affitti, quello non è già un investimento. Poi ecco, puoi pensare a robe che ti piacciono. Io purtroppo non sono uno che si appassiona a tante cose, e quando si appassiona a qualcosa va, cerca, studia, si mette dentro fino a che non ne sa
tutto, capito? Però purtroppo non sono una persona che gli piace molto studiare. Sono sempre andato male a scuola, ma proprio perché non sono una persona che riesce a stare sul generale. C'ho bisogno di... Se c'è qualcosa che mi interessa, mi ci metto dentro, perché se no non riesco proprio a farmela entrare in testa. È un mio limite, me lo rendo conto. Però ecco, il piano B comunque sia devi averlo, perché soprattutto dopo che mi è successa sta roba, è una roba che mi ha durante il recupero mi è ripassata sempre in testa. Diceva: guarda, adesso è andata bene, che sei nel miglior club, c'hai avuto il miglior chirurgo e tutto, pensa però se mai ti succedeva, che ne so, mentre eri a Treviso, non dico salutiamo gli amici di Treviso, nel senso, non dico che loro hanno cattivi dottori e tutto, anzi lo staff medico di Treviso è una bomba, solo capito, magari qualcosa poteva andare effettivamente storto, come poteva andare storto qui, quindi lì mi sono un attimo fatto domande e ho detto ok, c'è qualcosa che devi fare, quindi sto un attimo esplorando delle cose, però ecco, no, molto cautamente. E poi sì, chiaramente adesso, dopo essere entrato dopo un anno, adesso sto sul rugby. Ecco, proprio in riferimento all'infortunio, ho una domanda seria e una tutt'altro che seria. Oddio, potrebbe essere semiseria. Cioè, da un lato è come affrontare un periodo così proprio nel momento in cui sostanzialmente si è andati via. E dall'altro è, considerando il cibo inglese, come è fatto a rimanere in forma in modo tale da rientrare nei momenti giusti? Allora, questa è una bella domanda. No, per quanto riguarda il punto di vista dell'infortunio, non è stato facile. Perché chiaramente c'è una cosa molto vera su questo sport, è che tu il rispetto dei compagni, oltre che fuori dal campo, te lo guadagni soprattutto in campo. Quindi io diciamo che ho giocato 8 partite con i Saracens prima di farmi male, e insomma, per il modo in cui giocavo, per insomma, essendo una persona che in campo è molto fisica, molto, molto che si sente quando c'è, ecco, diciamo così, Mi ero guadagnato questo rispetto fondamentalmente in campo, e non giocando non dico che lo perdi, però perché i ragazzi sanno insomma chi sei, cosa fai, solo che non giocando ti senti è come andare in un posto e non lavorare, capito? Certo. non ti senti produttivo, e anche se poi ho imparato, grazie anche a un percorso psicologico che ho fatto, perché chiaramente quando mi sono infortunato, ti ritrovi infortunato da solo all'estero. Io ho deciso, che è una cosa che già facevo prima, ho deciso di riprendere un percorso psicologico semplicemente per conoscermi meglio e per capire un attimo il momento che stavo passando. E questo penso sia un po'... Ne approfitto per dire, questo penso sia un po' uno stigma, un po' una roba che non lo dico perché non fa uomo. Invece ragazzi, se pensate di non essere a posto, anzi cercate, provate a parlare con qualcuno, perché a me soprattutto, mi parlo a livello personale, mi ha svoltato molte cose anche sulla mia carriera, anche adesso il fatto di prendermi molta più cura di me stesso e a tante altre svariate cose ha aiutato molto. Quindi raga, andate a parlare con qualcuno se pensate che ne avete bisogno, non fatevi troppi problemi. E quindi ti dicevo che appunto, grazie anche un po' a questo percorso e tutto, e grazie con così anche ai ragazzi, perché ecco, non c'è da sottovalutare anche la gente che ti sta accanto, capito? Che mi hanno sempre coinvolto, sì. Quando c'era da fare qualcosa, mi hanno sempre chiesto: andiamo di qua, facciamo questo. C'avevo sempre qualcosa da fare, comunque sia. Però ecco, poi vederla da fuori, ti ripeto, è come non essere produttivo, è come non andare al lavoro e non lavorare. È un po' così. Per quanto riguarda il cibo, ti dico che, guarda, appena dopo l'operazione pensavo. 100, io di solito quando gioco su 120, 122, 118, insomma sto in quel range,
E mi sono pesato 2 settimane dopo l'operazione, stavo a 114, ero così, ero. È arrivata mia nonna e mi ha iniziato a cucinare. Era in Inghilterra a prendersi cura di me. Sì, no, ti giuro. Ero un mangiare in continuazione, non mangiavo così anche quando mi allenavo. Quindi sì, un sogno. Quindi ho fatto tutto l'infortunio a discapito per paura della mia ragazza. È stato un andare a pesare tanto per poi riscendere a pesare poco per poi pesare tanto poco. Perché chiaramente poi, ecco, conosci il tuo corpo e ti guardi un attimo e dici: ok, un attimo devo scendere perché sennò qua. E quindi è stato un po' un up and down. Però diciamo io cerco di cucinarmi il più italiano possibile nonostante sia qua. Abbiamo introdotto uno dei nostri sempreverdi come argomento, che è quello del cibo. Io volevo proseguire, non rimanendo sul cibo, ma facendoti una domanda su che cosa ti è mancato, se ti è mancato qualcosa dell'Italia in questo in questi anni, primi anni all'estero. Tu per ora sei un... diciamo così, un espatriato a corto raggio, nel senso che non è che sei andato lì e stai già costruendo la tua vita per sempre, per il futuro. Potrebbe sì. essere che da un anno all'altro cambi nazione, vai a giocare in Francia, torni in Italia, non lo sappiamo, però per il momento sei all'estero. C'è qualcosa che ti cambia, che ti manca dell'Italia, o che ti è mancata e adesso non ti manca più? Ma che mi manca sicuramente, vabbè, come tutto il cibo, perché è totalmente diverso. Anche quando vai al supermercato a fare la spesa e trovi un attimo che non ti ritrovi le tue robe, quindi devi un po' adattarti. Però ecco, con un po' di impegno si adattano tutti, non è un problema. Poi ecco, devi adattarti anche un po'. Ecco, una cosa che all'inizio sbagliavo è che non riuscivo ad adattarmi a come mangiavano loro, e tuttora non è facile, però devi anche imparare a apprezzarlo, devi anche imparare ad apprezzare la loro cultura, perché sennò è come se fa l'italiano medio all'estero e dici: no, io mangio la pasta, mangio il pollo, mangio questo, non mi devo rompere, cioè non è così, capito? Quindi devi un po' anche metterti nel loro. E vabbè, però voglio dire, mangiano comunque, nel senso che a quel livello, insomma, si possono permettere dei buoni ristoranti, quindi non mangiano solo fish and chips, mettiamola così. No, assolutamente no. Vabbè, ma non è neanche il fatto di ristoranti o roba, perché guarda, noi mangiamo, io faccio colazione e pranzo al club, per dirti. E vabbè, colazione inglese, come voi sapete, che secondo me, a me onestamente, ecco, un'altra roba, a me la colazione inglese mi ha cambiato la vita. E mangiare la mattina, mangiare già tanto, e mi sento quando vado ad allenarmi in campo, perché noi ci alleniamo, facciamo colazione verso le 8, poi in campo ci andiamo verso mezzogiorno, la palestra e tutto, e è un'altra roba, capito? In Italia arrivi, magari ti fai, sì, caffè, un attimo, una roba, e non è la stessa cosa. Però è così, se ti sai un po' immergere nella cultura, alla fine non è così male. Sì, noi sull'English breakfast, allora, qui in Irlanda l'Irish breakfast è praticamente la stessa cosa. Completamente diverso. Però noi, in Irlanda c'è il black pudding e il white pudding, che invece in Inghilterra non c'è. Quello su cui io non sono proprio d'accordo sono i fagioli. Nel senso che quella è una roba che ancora non riesco a fare. È una delle cose. Una delle cose migliori. Cioè, la parte inutile è il maledetto pomodoro, che veramente non c'entra nulla col resto. Vabbè, ma quel cazzo di pomodoro non c'entra niente, però. Che c'è sta a fare? Eppure insipido, perché già il pomodoro loro mettono pure in forno che esce fuori acquoso, una cosa orrenda. È una nota di colore, su. Allora, no. Noi siamo praticamente verso la fine. La fine. Addirittura, anche perché lo dobbiamo liberare prima o poi. Sì, no, ovviamente, però diciamo, prendiamoci un attimo di tempo per far dire a Marco qualcosa verso quei ragazzi che...
appunto, stanno cominciando a giocare uno sport di squadra, anche non di squadra, uno sport qualunque. Un consiglio per la propria vita, la propria carriera, la propria possibilità, se ce l'hai, dall'alto della tua esperienza personale. Ma onestamente, ecco, se stai iniziando, io ti dico solo di divertirti. Io all'inizio mi divertivo, i primi anni che ho giocato a rugby mi sono sempre divertito tanto, ed è questo che mi ha portato, come ti dicevo prima, di quando sono andato all'Aquila, che per me era solo voglio giocare perché sta roba mi piace. È così, se una cosa ti piace e vuoi farla sempre di più, segui semplicemente quello che è il tuo istinto. È chiaro che una cosa che chiaramente non vi ho detto prima, ma ho dato per scontata, anche se non è per nulla scontata, è che, ecco, devono essere anche i genitori a sostenere i ragazzi, perché io, i miei genitori hanno fatto dei sacrifici immensi per farmi fare quello che ho fatto, e per questo gliene sarò sempre grato. Da mio papà che mi mandava a stare, mio papà e mia mamma che mi mandavano a stare in convitto all'Aquila, che mi venivano a riprendere, e a mia mamma che mi portava nonostante lavorassi, cioè insomma. Però ecco, ai ragazzi fondamentalmente che iniziano uno sport di squadra, dico solo semplicemente divertitevi e trovate la vostra dimensione, che poi se è veramente quello che volete fare, la cosa viene da sé, ecco, tutto qua. Allora, io invece per come ultima domanda, sempre semi, anzi in questo caso seria, guarda, volevo chiederti com'è realizzare il sogno di tutti i ragazzini, cioè arrivare un bel giorno, uno ha passato già l'under 20, quindi insomma le selezioni giovanili, sì. Però arrivi un bel giorno, c'hai la maglia azzurra addosso e senti l'inno. Lì ti caghi addosso, ti caghi un attimo addosso e ti dici... Cantare non aiuta, quindi, l'inno? No, non tanto. No, in realtà è una delle sensazioni più belle che abbia provato su un campo, perché ti giuro, guarda, io ho esordito tra l'altro in Irlanda a Dublino in un warm-up game prima del mondiale, e lì è il bello, lì è uno di quei momenti, come è stato giocare la prima partita per i Saracens, come è stato anche giocare la prima partita per Calvisano, Treviso. Insomma, lì sono momenti che contano, sono momenti belli, perché dici, tipo, io stavo lì, mi guardavo mentre cantavamo l'inno e dicevo, cazzo, pensa a tutte le volte che ti sei allenato col freddo all'Aquila, con i ragazzi che hai fatto trasferte da 28 ore in pullman, che hai fatto questo, preso pullman, tornato a casa per 2 ore, ripreso il pullman, capito? Tutto, ti passa un po' tutto davanti, no? Quindi poi guardi e dici, cazzo, ce l'ho fatta però. Ed è quella. Io me l'hanno chiesto tipo subito il giorno dopo, ho detto che si prova. E ho detto che cazzo ne so. Cioè adesso non riesco a dirtelo. Capito? E mi ci è voluto un po' per capirlo, cioè per tirarlo fuori. Però ecco, ti rivedi proprio tutto quanto quello che hai fatto e dici, cazzo, ce l'ho fatta. E sì, è una figata comunque, sì. Caghi addosso, sì, ma è una figata. Ecco, la partita che di esordio tu era la partita della quale all'inizio parlavamo, cioè quella in cui al pranzo degli sponsor è stato detto che ero io che ti avevo portato tutti i tempi, quindi quello è stato il pranzo proprio prima di quella partita lì, quindi. Perfetto. Cioè, ci ha scroccato un pranzo, ci ha scroccato i biglietti, ha chiuso due contratti, capito, quando gli renti. Vabbè, chiedigli le royalties. Perfetto. Adesso mi devi qualche soldo, mi devi. Sì. La prossima partita della nazionale o dei Saracens, cioè, se riesco a venirti a vedere, facciamo le foto dopo la partita con il commento sotto, facciamo un video in cui tu dichiari ufficialmente che io ti ho fatto giocare. Scriviamo Rosario Papili chi? Scriviamo così. Ecco. Tu vuoi immaginare che negozio ci si fa questo in Irlanda, però cosa? No, invece le mie domande potevano essere, intanto, se sei d'accordo con la regola che quando manca un uomo in mischia, la squadra che c'ha l'uomo in mischia a meno deve togliere un altro giocatore, che è una roba che però, questa è proprio una stronzata. Una cosa così.
l'altra domanda invece è: chi gli insegna l'inno della nazionale, appunto, perché abbiamo detto agli oriundi, quindi a, diciamo, ai Monti Ioane della situazione, lo imparano da solo, perché poi cantano anche loro, quindi. Sì, io penso che sia molto personale come cosa, cioè io metto anche, essendo anche adesso che sono uscito, mi metto molto nei loro panni e non deve essere neanche facile per loro cantarlo un inno, perché come se io che cresco sempre in Italia e mi chiamo nazionale inglese, non canterei l'inno inglese, capito? Quindi io quando i ragazzi, e lo dico molto tranquillamente, perché cioè ti faccio un esempio: Ivan Nemer, che è argentino, gioca con l'Italia ma contro l'Argentina, e durante l'inno argentino per lui deve essere stata una roba straziante, però insomma deve essere stata una roba pesante, una roba forte, capito? E quindi chi glielo insegna non lo so, però ecco, bravi ragazzi, se cioè insomma, magari loro, ti dico, soprattutto gli australiani, neozelandesi, questi qui magari lo fanno anche per senso di rispetto, tipo Monti magari lo può fare perché ecco, l'Italia gli ha dato tanto, no? Quindi lo fa anche come segno di rispetto, però ecco, io non sono molti qua, non canta l'inno italiano a sti cazzi, gioca bene, sì, allora rompete i coglioni fondamentalmente, sì. Perché no, nel senso che ti dico che comunque sono dei ragazzi che giocano in Italia, stanno dando una mano alla nostra nazionale. E sentire magari persone che dicono sì, bravo Ioane, ma non canta l'inno, io ti guardo e dico sti cazzi, cioè, nel senso, mi segui, cioè ad avercene di Ioane, magari che... e poi lo canta pure, vedi proprio di non rompere i coglioni, capito? Oh, allora noi siamo praticamente arrivati alla conclusione e cominciamo la nostra ridda dei saluti. I saluti sono sempre una cosa complicata per noi, perché dopo una bella puntata come questa, in cui siamo stati bene, devo dire abbiamo fatto anche meno battute del solito, non so, perché forse ci tenevamo a questa, ragazzi, a questa puntata con te. Volevo dire innanzitutto che se in un qualunque stadio del mondo tu a un certo punto senti "vai Marcolino" urlato da un angolo, potremmo essere noi o veramente altre un po' di persone che ti sono state intorno nella tua vita, e quindi questo era da dire. Noi almeno io ti ringrazio assolutamente per essere stato con noi, così disponibile, un piacere. E anche così leggero, visto che insomma questo momento qui del tuo anno, diciamo così, professionale, che è cominciato da un po', comunque vieni dall'infortunio, insomma non è che uno deve stare sempre coccia sotto, serio, però insomma ti ringraziamo di aver passato questo tempo con noi. Allora, no, io Piero, io non lo so, va bene, ma... Beh, te hai iniziato, che ti do io. Certo. No, intanto ringraziandoti ancora, salutandoti, ovviamente questa è la prima delle 3-4 puntate che faremo nel corso degli anni con te, perché insomma continuano a seguirti, con l'augurio di vederti con la maglia rossa del Monster un giorno, così insomma è più semplice per me venirti a tifare, che insomma più o meno... Cioè comunque... Adesso io lo devo dire, mi dispiace usare l'espressione teramana, ma che culo pesante, amico mio. Cioè. Però aspetta, ha detto difficile, quindi vuol dire che l'Irlanda non è un posto in cui... No, io ce l'avevo con te, Raffaele, no, con Marco, siamo chiari. No, Marco ha detto difficile, quindi è un posto in cui non vuole venire a giocare l'Irlanda, quindi... Scoop, mai dire mai. Allora, grazie ancora e insomma... Ci sentiamo insomma presto comunque. Piero. Va benissimo, grazie a voi. Benissimo, come sempre ringrazio anche io, innanzitutto perché è stata divertentissima la puntata che è volata via, e poi perché giustamente mi ha anche permesso di ritornare al podcast con una puntata divertente. Chiudo con la solita citazione dedicata al viaggio, che direi mi sembra piuttosto attinente, anche se è abbastanza breve, ed è del poeta Giuseppe Ungaretti, che disse una volta: la meta è partire. Ecco, questa era Una vita da lontano, ci sentiamo la prossima volta. Ciao. Ciao.